Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di What The N. Arriviamo a 1500 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag What The N qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e passare al nostro gruppo Facebook What The N Italia. Allora ragazzi, andiamo avanti con questa puntata. Giorno 7 per il mio account principale e mi dà 5 per dello scheletrino, vai così. Ok, epica con 5 skelli pulitore. Solo quello ci ha dato. E pioggia di gemme che per adesso non ci serve. Squadra da sogno. Ok, 100% drop chance. Però ne avevo visto anche un altro, ragazzi. Oggi voglio esagerare. Andrò a prendere l'ultimate Halloween. 6500 gemme andate in fumo. Ma prima di tutto andiamoci a prendere la nostra povertà. Vai. Crystal gratuita. Ok, forziere giornaliero. Monedine. Raracnochiappa. Golas guardiano e sede Rocky. Ok, andiamo avanti. 50 monetine gratis per noi. Molto gentile. E in più andiamo a prendere appunto l'offertona esagerata Ultimate Halloween. Non mi interessa niente effettivamente di questi due. Però voi mi avete detto, alcuni di voi, che questo, se usato in modo corretto, il leggendario, è ottimo. Quindi io vado e spendo 6500 gemme. Bam, 20 skelli pulitore e 10 robo zombie. Ok, potenziabile ben due volte. In realtà ho sbagliato, posso potenziarlo solo una volta. E mi costa 10.000 monete, quindi ho dovuto spendere altri 450 gemme. Mamma mia quanti soldi sto spendendo per sto robo zombo. 1827 di vita, 823 ragazzi, livello 3. Andiamo a provare nel nostro mazzo con 3 carte soltanto e lo utilizzeremo soltanto come difesa finale. Parte la nostra prima battaglia di oggi. Dovremmo vincere già soltanto con i nostri principali, ragazzi. E intanto inizieremo con loro due, infatti, così andiamo sul sicuro. Ok, la partita per adesso sembra tranquilla, quindi potrei evocare anche loro. Vediamo un po' se possono darci una mano, potenziati. Vai, attaccate di massa. Ok, qualche danno lo stanno facendo alla vai vai nonna. So, hanno resistito allo smith avversario. Ok, il boomerang viene sconfitto. Uno dei rob zombo viene colpito e sta facendo da scudo al log. Ok, è servito a qualcosa stavolta. E si rivà di nuovo con un mazzo con 4 carte. In questo caso, perché abbiamo messo il rob zombo. Allora direi di partire di nuovo di Granchias. Vai di cattiveria. Ok, andiamo di peso di rob zombo dietro. E cominciamo il nostro assalto potenziato, vai. Ah, palla di fuoco. Che palla di fuoco cattiva che mi hanno tirato, ragazzi. Due rob zombo sono ancora vivi, uno solo che colpisce. Ok, si prosegue, ragazzi, hanno fatto da scudino e hanno retto i nostri colpi, bene. Stavolta i rob zombo stanno facendo qualcosa di utile nella loro vita. Finalmente sembra che siano utili a qualche cosa. Allora, vai così. 7, mettiamo il Granchias. Se metto lo scheletrino, vediamo se scappava vai nonna. No, perché era troppo lontana. Ok, quindi deve essere molto più vicino. Ok, andiamo con i zombo che corrono come... boh, non lo so. Ok, colpo quasi diretto. Rob zombo, sono morti tutti e tre, ragazzi. Però loro muoiono di hog. Quindi in pratica rob zombo è un sacrificio resistente fino adesso, ragazzi. Oppure una difesa dell'ultimo secondo che praticamente mette in fear tutti. Ma visto che noi ormai andiamo avanti di cattiveria, nessuno riesce a mettere in fear indietro, sinceramente. In pochi possono farlo. Ok, ci hanno rallentato. Hanno attaccato un rob zombo, quindi ci fa anche da scudino, ragazzi. Vedete? I rob zombo stanno facendo da scudo. Stupenda la cosa. Log sta per morire e questo è un brutto problema. Perché non sono riuscito ancora a colpire quel missiletto poi. Ai ai ai. Ok, potenziamo un attimo il Granchias. Ok, abbiamo fatto qualche danno e posso mettere un altro hog sul terreno. Intanto Granchias tiene pulito. Vai Granchias, un attacchino diretto a quel coso. Boom, sciottone. E si va avanti di cattiveria. Ok, allora quello ce l'ammazzerebbe proprio tutti. I cosetti, i zombetti là. Ok, andiamo di cattiveria. Evochiamo il Granchias. Vai. Lì ci sta una brutta torta. Evoco pure Rob Zombo. Ai ai ai. Manny la talpa. Manny la talpa è una brutta bestia. No, non ci andare tu, Granchias. Facci andare i Rob. No, l'hanno presi tutti i danni. Tutti. Sono morto, regà. Sono morto. Non posso fare più niente in pratica. Mo' Manny la talpa mi attacca da là. E sono morto, guardate. Posso pure evocare Hog. Però se evoco Hog lì. Ok, non mi ha preso. Zitti, zitti, che siamo fortunelli forse. Abbiamo qualche possibilità di salvarci. Da non credere.
Manny la talpa stava per devastarci e invece ci siamo salvati. No, 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 mi attacca sul... Oh, miseria, stava per attaccare sul Grankias. Che paura, ragazzi. Allora, stavolta Rob Zombo me lo tengo come scorta. Ai, 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 Grankias prende tante botte. Ok, una Manny la talpa l'abbiamo tolta. Posso mettere un altro Hog sul terreno e metto un po' di Rob Zombo questa volta a fare da scudo. Ok, ha colpito sul log, si è sbagliato. Perfetto, vai, continua così. Ai, amo, colpisce a tutti. Ah, è rimasto solo log sul terreno. Posso rimettere di nuovo Grankias. Questo è Tostarello, ragazzi, mi sta facendo leggermente sudare. Ok, vai Grankias, sei tutti noi. Vai di cattiveria. Ok, ti prego, attacca al log. Ok, così ti voglio. Vai Hog, procedi avanti, a diritto proprio. Bam, sciottone. E si prosegue ancora più aggressivi. Quello di prima ci ha fatto sudare, eh. Allora, vediamo un po' cosa possiamo inventarci. Mi piacerebbe evocare il Grankias, così andiamo a paro, vai. Perfetto. Potrei anche fare così. Rob Zombo. E potenziamo tutti. Dai, palla di fuoco, perché c'erano i Rob Zombo, ragazzi. Devo che Rob Zombo mi tira palla di fuoco su Grankias. E quindi andiamo a rischiare di perdere. È una brutta cosa. Ok, questi li sto colpendo col Grankias. Posso mettere un altro Hog tra poco. Messo un altro Hog che ci ha salvato la vita in pratica. Ok, Rob Zombo per adesso non posso rievocarli. Mannaggia, guardate quel cavolo di Goblin. Ci sta ammazzando a suon di veleno, come facevamo noi una volta. Ok. Allora Grankias, adesso ti devo per forza far avanzare in qualche maniera. Ok, il Grankias sta avanzando. Il Grankias avanza e attacca. Ha attaccato sulla parte sbagliata. Ok, attacca ancora. Il tank è andato in avanti. Peccato, peccato, peccato. Potevamo farcela, ragazzi. Ok. Vai, Grankias, ancora sei tutti noi. Non è vero. Abbiamo preso una vagonata di danni. Non so per quale arcano motivo. Ok, Hog potenziato, per favore, vai avanti. Pulisci un po'. I cosi là, i Rob, i Bob ci hanno salvato. Ok, una palla di fuoco gigantesca sulla mia testa è arrivata. Oppela. Stavolta me li mantengo per sicurezza, ragazzi. Vai così, sto cercando di fare il tutto il più possibile. Ma penso che non ce la farò a salvarmi. Mi sta attaccando con tutto quello che può, ragazzi. Se partivo diretto forse ce la facevo con la comba a secco. Oh, me l'ha ammazzati tutti e tre. Guardate come attaccano quei Grankias. Sì, quei Grankias, quei Parkinson Cupido, maledetti. Guardate, mi stanno ammazzando Log e il Grankias, tutti e due. Me li stanno devastando. Log è ancora pieno di vita. Ok, adesso covera lui dalle frecce di Parkinson. Sta per arrivare un secondo Grankias. E adesso cappottone, per favore. Fagli un cappottone di quelli giganteschi. No, mi ha girato Log. Mi ha girato Log, ragazzi. Ai ai ai, non andiamo a vincere ancora. Dai, tiri un colpo adesso. Oh, finalmente. Ok, adesso facciamo la combo senza Rob per vedere se riusciamo ad andare un po' più veloce. Allora, vediamo un po'. Lo manteniamo esclusivamente come difesa, ragazzi, quindi non servirà quasi mai. Allora, vai così. Ah, la Manny la talpa un'altra volta. Ok, allora l'hai scelto tu. Ti devasto tutto, ti arrivo direttamente di cattiveria sul faccione. Puoi evocare quello che ti pare, ormai hanno cominciato ad accelerare il mio Hog e il mio Grankias. Adesso cominceranno anche a ricaricare il bonus. Vai così. Possono proseguire cattivi. Ok, li ho ripotenziati di nuovo. Ai ai ai. Ai ai ai, la vedo brutta. Ai ai ai, la vedo molto brutta. Devo evocare per forza un Hog. Ci ho sperato, ragazzi. Invece non è andata molto bene la combo, come al solito, insomma. Ok. Prosegui, Hog, che là c'è quella Manny la talpa che ti sta massacrando di botte. Vai così. Ok, stavolta evoco pure i Rob Bob. Così mandiamo tutto un po' avanti e magari ci mettiamo un altro scudo al Grankias. No, 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 non attaccare adesso, però. Ti prego. Me li ammazza tutti e tre. Me li ammazza tutti e tre, sono troppo appiccicati. Secondo me li dovevano fare un po' più separati. Ok, visto che sta in accelerazione, facciamo una corsetta. No, siamo morti. Oh, Log ci ha salvato. Zitti che Log ci ha salvato. E proprio Manny la talpa ci attacca addosso, raga. E sai che questa volta è persa. Manny la talpa ha attaccato. Bam, sciottone. Ammazza, oh, come siete diventati tosti, Arena Master. Che state a combinare? Che avete cambiato? Ok, 4, 5, 6... e 7, dai de cattiveria. Allora, stavolta non mi serve Rob, perché giustamente ho visto che il mazzo avversario non ha Manny la talpa. Però dobbiamo correre lo stesso, perché non si sa mai. Vai così. Allora, prima facciamogli ricaricare il bonus. Così ricarichiamo anche il potenziamento. Ai ai ai, quanti danni fa quel coso.
Ok, vai, colpiscilo. Sbam. Ah, c'ha 40 di vita. Oh, sciottone, ce l'abbiamo fatta. E si va, sempre con un mazzo da 4 carte. Ok, vediamo un po' se riusciamo a combinare qualche cosa di buono. Allora, questo è un altro mazzo full tankoso. Cercherei di andare molto aggressive immediately. Vai così. Così si ricarica l'energia e possiamo riutilizzarlo immediatamente. Ok, c'hanno gli Arkinson, non è un grosso problema. A noi ci interessa che si ricarichi subito il bonus. Vediamo un po', ce l'abbiamo fatta. Eccolo qua, cecchinata diretta. Sboom. Ecco qua, c'è sta la scimmia. C'è sta la scimmia, che noi non sopportiamo la scimmia, vero? Hashtag non sopportiamo la scimmia, ragazzi. Voglio vedere i vostri hashtag non sopportiamo la scimmia. Vai così. Sciottiamolo di cattiveria. Sciottiamolo, è una parola grossa. È in 16, livello 16, ragazzi. È mastodontico di vita. E guardate quanti danni fa al nostro Og. È una cosa esagerata. La Crystal è morta direttamente sulla nostra faccia. E questo per noi è un gran piacere. Ok, direi che possiamo anche mandare avanti il Grankias di cattiveria spinta proprio. Mamma mia, secondo Grankias sul terreno. Ok, vorrei potenziarli entrambi. Quello è già potenziato, sciottone. Ormai sti Grankias vanno a dritto, non si fermano mica. Ok, si prosegue. Allora, vediamo un po'. Contro gli Smith, quella Rob è totalmente inutile, perché viene ucciso a botta secca tutti e tre insieme. Quindi evocarlo è un grosso sbaglio. Adesso provo a evocarlo giusto per vederlo in campo come funziona. Tanto sono già potenziati. Ok, vediamo un po'. Tra un po' il potenziamento mi si ricarica normalmente. Stiamo andando avanti e loro non stanno facendo niente, perché sono anche troppo lenti sinceramente. Quindi Mona, grazie. E si va con un'altra partita, ragazzi. Tutti Arena Master, non trovo più un player. In Arena io non trovo più un player. Quindi a questi livelli non ci sono player, mi stai dicendo? Ok, si comincia, si va avanti di cattiveria. Per il mio mazzo 3 carte, perché tanto questo Rob è soltanto per proforma. Ok, vediamo un po' che riusciamo a fargli fare. Vai così. Stanno cercando di fermarci, ma adesso noi ricarichiamo il bonus e continuiamo a correre. Vai di cattiveria, boom, non ci fermiamo. Abbiamo spostato tutto, un muretto e non solo. Guardate come stiamo andando cattivi. Ti muore Log, questa è una brutta cosa. Potenzia. Ok, no, c'era ancora muretto. Oh, siamo morti. Siamo morti, siamo nei guai. Siamo tanto nei guai. Ok. Log prende troppe botte, viene spinto indietro e quindi non può fare in pratica niente. Non può contrattaccare, quindi sta prendendo botte e basta. Siamo nei guai. Oh, il Grankias che attacca. Vai, Smith viene ucciso. Ok, vediamo un po' se riusciamo a uccidere la Lady, perfetto. Quel cannoncione ci spara, noi invece spariamo sul tank, giustamente. Siamo sfortunelli e ci tanca sul tank. Sì, ci tanca, ci attacca sul tank. Ok, vediamo un po' che cosa succede. Vorrei provare una cosa, ma non penso funzioni. Oddio, è scappato il muretto. È scappato il muretto, ragazzi. È scappato il muretto. Ma che cosa stai dicendo? Ho visto correre via il muretto. Si è girato ed è scappato. Non ci credo, questa è una cosa buggatissima, ragazzi. Un muretto non può scappare. Vabbè, crediamoci. Allora vai. Boom diretto. Mi spari sul log, te pare. Evoco un altro og. Così passiamo a 3 og evocati. Perché tanto sono 3 fino a mo. Ok, mi mette un altro muretto. Oh, ma sto muretto sta da fastidio adesso però, eh. Allora mi metto i rob zombo. Ok, è stato attaccato og, perché si è messo frontale. Abbiamo ucciso coniglietto. Ah, mi ha ammazzato gli zombie. Vabbè, mi hanno fatto da scudo al log però. Che og non ha preso nessun danno in quel momento. Vai, stiamo andando avanti con 2 Grankias, ragazzi, dietro le spalle del log. La cosa più cattiva che potevate mai vedere nella vostra vita. Sbam. Ok, direi che questa è l'ultima puntata per oggi. L'ultima puntata, l'ultima partita per oggi. Mordug, ma cosa mi dici mai? Ragazzi, noi registrate talmente tante di queste puntate, questi giorni, che sono storto ormai. Allora vai, potenziamo il tutto. Caricone di cattiveria sulla Mona e non solo, anche su quello che c'è dietro.
Vai, il devasto. Proseguite, spingete e massacrate. Sboom. Ok ragazzi, direi che per questa puntata è abbastanza. Abbiamo visto questo Rob Zombo potenziato, che poi si chiama Rob Zombo lento, guarda caso, che effettivamente non è proprio il top del top. Serve soltanto come copertura, ragazzi. Una copertura dai danni e muoiono loro al posto degli altri. E sono anche più resistenti del normale, quindi reggono un po' di più. Ok ragazzi, possiamo dire di essere arrivati alla fine di questa puntata. Abbiamo visto questo Rob Zombo che effettivamente l'utilità che ha è minima, è soltanto da copertura, perché regge più di tutti gli altri unità da 3, insomma. Però non è così eccezionale nei danni, visto che stanno troppo appiccicati, vengono ammazzati con un singolo colpo da qualsiasi mezzo avversario. Dovrebbe essere troppo alto per reggere il ritmo con gli altri. Quindi sinceramente non è così utile come pensavate, ragazzi. Va bene, arriviamo a 1500 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag WhatDen qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E ci vediamo nella prossima puntata.